Adesso do la parola ad una ragazza, Beatrice Ruffa, la quale vuole dare una sua testimonianza. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppina Bergeruffa, ho 25 anni e sono qua per dare la mia testimonianza. Io soffro di una malattia rara che si chiama mastocytosi sistemica, forse la maggior parte di voi non sa cosa sia, ma consiste nell'avere shock d'anafilassi ricorrenti. Questi shock d'anafilassi purtroppo da me sono molto ricorrenti, tendo ad averne due in una settimana come posso averne uno in un mese. Sta di fatto che non mi avvertono, io non so il momento in cui ciò possa accadere, può accadere di giorno come può accadere di notte, e io non ho abbastanza tempo da Oppido a recarmi in un'altra struttura che non sia il PP di Oppido Mamertina. Non ho tempo perché io arrivo fino a collassare, mi si chiude la glottide e quindi smetto di respirare. Al PP posso intervenire con adrenalina, cortisone, tutto ciò che mi serve per permettere al mio corpo di non andare al collasso. Per me la chiusura del PP è una tragedia perché ho paura di sentirmi male di notte, ho paura che i miei shock anafilassi vengano dalle ore 20 alle ore 8 del mattino. Questo per me sarebbe un grosso problema, un problema perché non abbiamo neanche le strade o il tempo. Le strade sono quelle che sono sempre state così e ok, però prima avevamo almeno il PP che funzionava di notte, adesso no. E per me è un problema. Un grosso problema, perché il 118 non arriverebbe mai in tempo se si trova Gioia Tauro, Poliste, Napalmi o comunque in giro. Non ce la farei e ciò vuol dire che potrei rischiare la vita. Più di una volta al PP di Oppio Mamertina mi hanno veramente salvato la vita, perché sono arrivata in condizioni di collasso, in condizioni di chiusura già della glottide, mi hanno dovuta intubare, mi hanno dovuta trasportare d'urgenza ad ospedali come quello di Poliste, però mi danno il primo intervento. Mi aiutano per arrivare poi ad un ospedale. È vero che magari non hanno tutte le strutture, ma per me è un salvavita. Io non potrei mai vivere senza il PP. Dovrei davvero trasferirmi in un altro comune che non sia il mio perché altre autorità hanno stabilito che a Oppido non serve il PP di notte. E non è assolutamente. Perché ricordiamoci che non è solo Oppio Mamertina, comuni come Varapodio, Molopio, Terranova, Deglianuova, Santa Cristina o comunque paesi come Piminoro che fanno parte del nostro non arriverebbero mai a Gioia Tauro, figuriamoci noi, ma loro a maggior ragione non ce la farebbero mai. Quindi è di vitale importanza per tutta la comunità, secondo me. Grazie mille, ringrazio tutti. Presidente. Buonasera a tutti. Io ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Francesco Milito per essere qui e tutti i sindaci presenti, i cittadini e le associazioni presenti del territorio. Grazie veramente di cuore per la vostra presenza. Però mi sento di fare un sentito ringraziamento alla nostra concittadina Beatrice Ruffa che ha manifestato sicuramente un'esperienza personale, ma ha espresso a chiare lettere quanto veramente sia necessaria l'apertura in orario notturno del punto di primo intervento di Oppido Mamertina. Questa è una testimonianza sicuramente personale, però è una testimonianza che rappresenta ognuno di noi. Rappresenta ognuno di noi perché chi ha un infarto necessita di essere stabilizzato nell'immediatezza, chi ha una crisi ipoglicemica, chi ha uno shock anafilattico rischia seriamente di morire. E quante persone sono morte per strada? Quindi con questo Consiglio Comunale lanciamo veramente l'ennesimo grido di allarme sulle criticità della sanità in Calabria e nel nostro territorio, perché la situazione è grave, la situazione è drammatica e soprattutto è vergognosa.
quindi non possiamo più perdere altro tempo, non possiamo nemmeno più giocare sulla pelle dei cittadini, non abbiamo personale che porta avanti i servizi, servizi che devono essere essenziali, servizi che devono essere imprescindibili, efficienti. Cioè, noi stiamo subendo le conseguenze di errori, sicuramente errori commessi nel passato e dovuti a sperperi, dovuti a congiure campanilistiche. Ma non possiamo più continuare così. Quello che ci stanno facendo vivere è una guerra tra poveri, che veramente è inammissibile. E non possiamo nemmeno accettare che le nostre zone interne disagiate vengano ulteriormente penalizzate. Quindi ogni cittadino ha il diritto ad una sanità di eccellenza, ad una sanità di qualità. Ed è proprio per queste ragioni che il provvedimento dell'ASP di Reggio Calabria non deve essere condiviso. È un ennesimo scippo, è un'ennesima mortificazione che noi amministratori e quindi tutori dei diritti dei cittadini e dai cittadini non abbiamo il dovere di condannare. Non abbiamo più un'alternativa. L'alternativa non esiste più. Non esiste più, l'ospedale di Polistena è al collasso, non è in grado più di gestire le esigenze sanitarie di tutti i cittadini. E quindi è venuto veramente, è giunto il momento di prendere dei seri provvedimenti. Non possiamo più stare con gli occhi chiusi. E quindi è veramente importante questo, le logiche di depotenziare, le logiche di smantellare, ecco, quei servizi efficienti, ritenuti efficienti, per poi chiuderli adducendo la loro scarsa produttività. Non, è un giochino sporco, è un giochino indegno che non ha più ragione di esistere, non deve esistere, non deve esistere. E quindi chiediamo fortemente che quei pochi servizi rimasti siano mantenuti e che vengano potenziati, e chiediamo immediatamente, dico immediatamente, la riapertura del punto di primo intervento di Oppidum Amertina, che venga potenziato e che venga messo nelle condizioni di poter funzionare, perché noi riteniamo che la funzionalità sia essenziale di tutti i punti di primo intervento in generale. Ecco, io non voglio nemmeno dilungarmi perché è giusto, è un consiglio aperto, un consiglio straordinario aperto e devono intervenire tutti, però l'appello che mi sento di fare questa sera, un appello accorato, e mi rivolgo in modo particolare ai sindaci presenti qui in sala e a tutti i sindaci, è quello veramente di iniziare a guardare alla Piana come veramente una grande città, come un unico territorio, un territorio uniforme, perché così non si può andare avanti. Non si può andare avanti, abbandoniamo ogni forma di campanilismo. Noi viviamo la situazione che stiamo vivendo adesso solo perché è figlia del campanile, non ci sono altre ragioni, altre spiegazioni. E quindi veramente vediamo, riflettiamo seriamente, soprattutto noi che rappresentiamo tutti. E un'ultima cosa che mi sento di dire è quella di iniziare a lottare insieme per cercare di realizzare, di arrivare ad una seria realizzazione di una rete ospedaliera che possa essere veramente vicina ai cittadini e che possa tenere conto, come diceva prima Beatrice, che possa tenere conto soprattutto dei tempi che in termini di emergenza-urgenza si allungano a causa di una rete viaria indegna di un paese civile e vergognosa. Quindi io concludo e mi auguro veramente che l'entroterra Aspromontano ha la necessità che venga garantito soprattutto una posizione di centralità territoriale, assistenziale, funzionale al presidio ospedaliero, che non deve essere considerato come il presidio ospedaliero di Oppidum Amertina, ma come il presidio ospedaliero di tutta la città, di tutta la piana, di tutta la fascia aspromontana. Quindi veramente cerchiamo di essere uniti e di non arrenderci, perché la battaglia inizia adesso, e quindi di lottare, di difendere insieme il nostro diritto alla salute, la nostra sanità pubblica, che è un diritto che abbiamo conquistato e non possiamo assolutamente perdere. Grazie. Saluto e do il benvenuto al sindaco di Scilla, dottor Salvatore Zampogna. Giuseppe.
Scusi. Adesso do la parola al sindaco di Varapò, dottor Orlando Fazzolari. Grazie, buonasera a tutti e complimenti per l'iniziativa. Sono felice che non siamo in un periodo vicino a qualche campagna elettorale, altrimenti saremmo accusati di essere presenti solo per fare politica. Io invece sono qui perché voglio seriamente contribuire alla soluzione di questo problema. Mi sono sentito col sindaco di Oppido qualche giorno addietro e l'ho spronato a prendere questa iniziativa. Perché chi non parla accetta. Quindi se noi stiamo zitti, se non ci ribelliamo, ogni decisione presa dall'alto la dobbiamo subire e ci dobbiamo rassegnare. Però vedete, questo può succedere solo quando esistono le colonie, no? Quando ci sono i padroni e poi ci sono le colonie. E io non credo che Oppido, la Piana, la provincia di Reggio sia una colonia, perché di fatto ci trattano come sudditi. Io da 20 anni che assisto queste barzellette nella sanità, forse anche da 26 anni, perché da quando sono diventato sindaco per la prima volta, diciamo, queste cose le ho subite, qualche volta mi sono ribellato pure io, ho fatto battaglie quando hanno chiuso la Guardia Medica di Varapodio, ho sostenuto tante iniziative fatte dai sindaci in difesa dell'articolo 32, il diritto alla salute. Sinceramente le nostre battaglie hanno prodotto pochi effetti. Come sindaci siamo poco calcolati, forse non siamo calcolati per niente, eppure noi siamo l'autorità sanitaria locale. Pensate, ogni atto aziendale dovrebbe avere il parere vincolante, dice la legge, dei sindaci. Invece fanno le cose e non ci calcolano mai. Ogni cosa che viene decisa, ora con la scusa dei vari commissariamenti, quindi bypassano tutte le leggi, bypassano tutti i diritti e adottano delle decisioni in danno